Allora, buona giornata a tutti. Parliamo di un argomento che fortunatamente da molti anni moltissime persone conoscono, però personalmente lo ritengo talmente importante da doverne parlare molto più spesso, anche perché è vero che molti lo conoscono, ma decisamente di meno sono quelli che sono dei praticanti, cioè che usano effettivamente i gruppi d'acquisto solidali. E io vorrei spingerli a, diciamo così, a abbandonare ogni timore e a trovare il gruppo più vicino a dove abitano, andare a vedere come funziona, un po' alla volta capire quali sono i tanti vantaggi che ci sono appunto utilizzando, facendo parte di un gruppo d'acquisto solidale. Allora partiamo con la primissima informazione. Che cosa non è un gruppo d'acquisto solidale? Non è un mero gruppo d'acquisto, cioè esistono moltissimi gruppi. Ecco. Ci sono molti gruppi di acquisto non solidale, che cioè mirano esclusivamente a trovare il prezzo migliore, senza preoccuparsi delle condizioni in cui quel determinato prodotto viene appunto prodotto. Questi sono i meri gruppi di acquisto, e nella mia pagina gruppi di acquisto, nel mio sito personale Tracce, ho messo quelli che comunque vi possono essere utili: gruppi di acquisto sul gas domestico, sull'energia elettrica, i gruppi di acquisto di automobili ibride e automobili elettriche, visto che pian pianino passeremo ad automobili appunto prima ibride, probabilmente poi elettriche, i gruppi di acquisto sulla telefonia, i gruppi di acquisto sui materiali che servono per efficientare l'abitazione, come i pannelli solari, le pompe di calore, le caldaie a condensazione, i serramenti, i pannelli fotovoltaici. Ecco, ho messo tutta una serie di gruppi di acquisto che già esistono, ovviamente organizzati da varie associazioni, e che potete utilizzare. Questi sono semplici gruppi di acquisto. Manca la S finale di solidarietà, perché la solidarietà è uno dei principali criteri che guidano il gruppo d'acquisto. Non è l'unico, ma certamente è imprescindibile, cioè ci vuole anche un'attenzione alla realtà che produce quel determinato articolo. Il gruppo d'acquisto, per cui, è partito e continua a funzionare continuando a farsi a porsi delle domande, cioè che cosa c'è dietro l'etichetta di un prodotto che acquistiamo a un supermercato tradizionale. Cosa c'è dietro? C'è dietro un vero sviluppo, un vero benessere per tutti, oppure c'è dietro guadagno per pochissimi multinazionali e sofferenze per moltissime persone? Perché il punto è semplicemente questo: è l'attuale modello di coltivazione, lavorazione dei prodotti e commercializzazione è un modello che ormai è provatissimo, ha provocato solo un restringimento dei ricchi, che sono diventati sempre meno e sempre più ricchi, una dispersione della classe media che in buona parte è andata a finire nella parte bassa, cioè nella parte povera. Quindi i dati ufficiali lo dicono chiaramente: abbiamo sempre meno persone, sempre più ricche. È uscito 6 mesi fa l'ultimo studio su questa tematica e ha riportato come quelle che 5 anni fa erano le 388 persone che possedevano l'equivalente di 3 miliardi e mezzo della popolazione più povera, ecco, queste 388 persone sono diventate 66. Quindi attualmente abbiamo 66 persone che possiedono l'equivalente dei 3 miliardi e mezzo della popolazione più povera. E ugualmente il fenomeno di concentrazione dei vari operatori, delle varie filiere, continua. Quindi gli operatori nel settore dell'energia, della farmaceutica, della grande distribuzione organizzata, il mercato dei fitofarmaci, di tutti i prodotti per l'agricoltura, il mercato dei cereali,
tutti questi mercati, tutti gli operatori sono sempre un numero più esiguo con dimensioni sempre più grandi. Quindi il gruppo d'acquisto solidale nasce per ricreare un'economia, un tessuto di base locale. Vi invito a leggere, e le ho messe anche queste nel mio sito, nella sezione sempre consumo critico, quelle che sono le indagini compiute non da me, ma dalla più grande associazione numericamente parlando di consumatori italiana, Altro Consumo. Ecco, Altro Consumo da diversi anni si è posta esattamente queste domande di cui stavo parlando adesso. Cioè ha detto cosa c'è dietro le grandi catene di produzione. Allora hanno fatto analisi molto dettagliate nel settore dell'abbigliamento, del riso, degli hard discount, dei prodotti elettronici, del caffè, delle banane, delle arance, dell'ananas, dello zucchero. Hanno fatto analisi molto dettagliate sulle grandi multinazionali, sugli operatori di questi settori. Vi invito ad andarli a leggere, ma posso tranquillamente anticiparvi che i risultati sono estremamente sconfortanti. I risultati sono pessimi, cioè la maggior parte degli operatori si comporta in maniera ambientalmente insostenibile e anche a livello di gestione delle risorse umane, degli operai, in buona sostanza degli impiegati, si comporta in maniera pessima. Ecco, il gruppo d'acquisto è solidale perché? Perché va a selezionare esclusivamente produttori che non inquinano l'ambiente o lo inquinano il minimo possibile e soprattutto trattano bene gli impiegati, gli operai. Quindi si va a conoscere fisicamente, e se non sono vicini, cioè per prodotti, il gruppo d'acquisto solidale acquista prodotti a chilometri zero, quelli che sono disponibili in quell'area geografica. È chiaro che per noi, per esempio del nord, comprare le arance non le troviamo qui al nord. Allora cosa fa il gruppo di acquisto? Semplicemente contatta un gruppo di acquisto del sud, della Sicilia, della Puglia, della Basilicata, e c'è un rapporto di fiducia, e a quel punto ci passano i fornitori che hanno selezionati per i prodotti che non riusciamo ad acquistare qui in luogo, perché il luogo non permette la coltivazione in questo caso. Quindi il criterio principale è selezionare fornitori che non rovinino l'ambiente e trattino bene i dipendenti, gli impiegati. E scusate se è poco, ma questo è le fondamenta di uno sviluppo sostenibile. Se non vogliamo chiamarlo sviluppo, chiamiamolo benessere, chiamiamolo come vogliamo, ma la sostenibilità può esistere solo se io mantengo l'ambiente vivo e vegeto, e se i dipendenti gli do la possibilità a loro volta di crescere e di consumare dei prodotti, perché quello che gli economisti ripetono sempre è che se io ho una classe di impiegati, di operai che guadagnano pochissimo, è vero che l'imprenditore nel breve guadagna perché risparmia sugli stipendi, ma poi non ha sbocco di mercato interno, non ha il mercato interno perché i dipendenti sono talmente poveri che non possono permettersi di acquistare i prodotti che loro stesso hanno fabbricato. Un altro motivo per utilizzare i gruppi di acquisto è la biodiversità. Ecco, la grande distribuzione organizzata, sempre per massimizzare i profitti, si concentra su sempre meno prodotti. L'alimentazione mondiale in questo momento è basata su 5-6 cereali, non di più, quindi pochissimo come a livello di varietà. Il gruppo d'acquisto solidale riscopre tutta una serie di alimenti locali o anche non locali che meritano la nostra attenzione e arricchiscono la nostra dieta, perché una dieta basata su pochi alimenti non è comunque una dieta sana. Tra l'altro, parlando di dieta sana e degli alimenti di base, chiaramente i gruppi d'acquisto solidale di solito partono con gli acquisti, diciamo così, più basilari, come possono essere le farine, il riso e la pasta. Qui due parole, molti di voi sicuramente già lo sanno, ma ripetiamolo per l'ennesima volta, due parole sul concetto della farina raffinata e dei prodotti, le paste che
che vengono fatte con le farine di frumento, con le farine di grano turco raffinate, e ugualmente i risi raffinati. Ecco, il problema è che questi prodotti sono troppo raffinati. Sono troppo raffinati, quindi contengono poche vitamine, pochi nutrienti che sono nella parte della buccia, nella parte che invece la raffinazione scarta. Allora, i problemi sono due in buona sostanza. Primo, se il prodotto viene fatto con l'agricoltura tradizionale, quindi con pesticidi e fitofarmaci, si è costretti a togliere tutta la... perché io devo eliminare tutti i residui dei prodotti fitosanitari che sono nella parte più esterna, appunto, del chicco di riso piuttosto che del chicco di grano o di frumento. Quindi per avere farine integrali devono essere ricavate solo da coltivazioni bio, quindi state attenti, se comprate farine integrali devono essere solo da coltivazioni bio, in maniera che appunto non ci siano residui di fitosanitari. Mangiando invece farine raffinate, il problema principale è che a parità di volume, a parità di peso, sono estremamente caloriche e quindi c'è la tendenza a ingrassare. Cosa che è molto meno frequente se si mangiano farine integrali, perché il senso di sazietà con l'apporto delle fibre, che assorbono anche molta più acqua, avviene molto prima, quindi assorbendo meno quantità in peso del prodotto. Quindi è doppiamente salutare utilizzare farine semi-integrali o integrali, perché ho più prodotti nutrienti e perché il senso di sazietà arriva prima. Ma io ribadisco soprattutto perché ho più nutrienti che altrimenti vengono persi nella fase di raffinazione troppo spinta, una fase di raffinazione che toglie moltissimi prodotti utili nel frumento, nel grano, nel riso. E sappiate poi che i gruppi di acquisto solidali servono anche per recuperare tante realtà locali, piccole o medie, che magari verrebbero schiacciate dalla grande distribuzione organizzata, perché la grande distribuzione organizzata ormai ha una potenza tale che è in grado, per conquistare un mercato, di fare un periodo sotto costo. Faccio un periodo sotto costo, uccido tutti i miei concorrenti che non ce la fanno a vendere sotto costo, e quando ho acquisito tutto il mercato che gli altri produttori, gli altri concorrenti hanno chiuso, a quel punto faccio risalire i prezzi. Questa è una tecnica vecchia ma sempre valida, tanto è vero che l'ha utilizzata anche Amazon recentemente per far chiudere centinaia e centinaia di librerie e quindi diventare un oligopolista quasi incontrastato. Farò una puntata dedicata ai grandi monopolisti di internet, Google, Amazon, Facebook, perché ci sono molte cose che non luccicano assolutamente, anzi sono decisamente pessime. L'appello di frequentare questi gruppi di acquisto è un appello a tutto tondo, perché questi gruppi di acquisto solidale possono trattare qualsiasi materiale, qualsiasi prodotto, e sono fatti di persone che hanno deciso di riprendersi in mano il più possibile la propria sovranità di cittadino con il portafogli. Il cittadino con un portafogli consapevole è un cittadino molto, molto attivo, che seleziona i propri fornitori e che è disponibile a fare solidarietà e condivisione con i propri simili. Solidarietà e condivisione, che ormai sono diventate due parole che troviamo molto più spesso nel vocabolario e molto meno spesso nella vita reale. E tutti voi sapete perfettamente, la televisione ci ha imbambolato alla sera davanti a, appunto, a questo schermo, pantofole e solitudine, nel senso che i gruppi familiari non si riuniscono neanche più tra di loro e non si riuniscono con altri gruppi familiari. Quindi una sera al mese, perché normalmente i gruppi di acquisto solidale, i GAS, si trovano una sera al mese passata con altre famiglie, passata con altre persone a scambiarsi informazioni utili, perché ripeto, i gruppi di acquisto solidale servono moltissimo per scambiarsi informazioni utili. Non ci si trova solo per decidere i dettagli organizzativi,
ma per fare solidarietà tra i membri. Non prendete paura che sia una cosa difficile, non lo è. Avete un sito web di riferimento. Allora, Sabrina, se vuoi venire qua, cominciamo a far vedere un po'. Il sito di riferimento non si chiama più, non si chiama più retegas.org, ma si chiama economiasolidale.net. Ecco, qui trovate tutta una serie di spiegazioni teoriche, ma soprattutto trovate anche l'archivio con i gruppi di acquisto, vedete, divisi per regione, divisi per provincia, e in questa maniera potete trovare quello più vicino a voi. Ok. Poi ci sono anche diciamo le risposte alle domande più frequenti. Una parte vi ho già risposto, o meglio, le ho già enunciate io, quelli che sono i principi che guidano appunto i gruppi di acquisto solidale, e c'è anche un documento più completo che si chiama proprio documento base. Dei gruppi di acquisto solidale. Una rapida scorsa ve la faccio di nuovo sui criteri, perché probabilmente ho qualcosa l'ho saltato, anzi sicuramente. Allora, il costo di un prodotto, la disponibilità, la comodità di acquisto, l'accessibilità, l'imballaggio. Pensate solo oggi quanta parte del prezzo è relativa all'imballaggio. Su certi prodotti paghiamo più l'imballaggio Che che hai non prodotto? che il prodotto. E il fatto di rimettere un attimino in discussione la priorità degli acquisti, l'utilità e la necessità degli acquisti, quindi verificare effettivamente cosa serve e cosa non serve, e quindi staccarsi un attimo da quel circolo perverso che è la pubblicità. La pubblicità ha due grossi difetti: che crea dei bisogni che non esistono, crea la necessità di dover emulare il mio vicino, il mio collega, il mio prossimo, che ha in mano un prodotto più nuovo, più recente. Allora magari la pubblicità amplifica il bisogno di avere sempre l'ultimo prodotto. Ma soprattutto la pubblicità, ricordiamolo, è un costo, ed è un costo enorme, perché si spendono moltissimi soldi in pubblicità, e non ci vuole un genio per capire che la pubblicità, alla fine, il costo viene internalizzato nel costo del prodotto. Quindi più acquistate un prodotto con pubblicità massiccia, e più andate a pagare una parte che è inutile ai fini della qualità del prodotto, che è la pubblicità. Quindi la pubblicità decisamente fatta con grandi testimonial Per esempio. che prendono grosse cifre. Vi avevo già fatto vedere nella filiera dell'abbigliamento, quello spaccato, sempre fatto da altro consumo, che fatto 100 il prezzo di un prodotto, quantifica nel 25% il costo della pubblicità, compresi i testimonial della pubblicità. Quindi sapere che se io pago un prodotto 100, il 25% va in pubblicità, personalmente non mi piace assolutamente. I gruppi di acquisto sono molto attenti alla stagionalità. Quindi, per esempio, uno degli acquisti classici è la cassetta di verdura. Una delle cose classiche che settimanalmente vengono portate nei punti di smistamento dei gruppi di acquisto è una cassetta di verdura mista stagionale. Quindi ci sarà dentro, siccome è a chilometri appunto il più possibile da zero, ci saranno dentro i prodotti di quella stagione. Non ci saranno prodotti che arrivano da migliaia di chilometri di distanza con i prezzi, scusate, con i costi e l'inquinamento connesso. E l'altra voce estremamente importante, appunto, è la controllabilità con la relativa affidabilità del fornitore. Cioè, il gruppo d'acquisto solidale, una delle cose che più attenziona è appunto il fornitore. Quindi fisicamente lo si va a trovare per capire come produce, e tante volte anche per concordare il prezzo. Tante volte anche per concordare il prezzo, in maniera che si capisca quali sono le necessità del produttore, e Voce, comunque voce. si possano saltare il più possibile gli intermediari che fanno salire
il prezzo di un prodotto. Questo è l'altro, diciamo, vantaggio evidente del gruppo di acquisto. Diciamo, queste sono le motivazioni principali. Nel sito Economia Solidale trovate molto di più di quello che vi ho detto io così velocemente, trovate tutta una serie di eventi che sono connessi comunque al mondo dell'economia solidale. Trovate gli indirizzi appunto di tutti i gruppi di acquisto che già funzionano. Quindi non prendete paura, normalmente si inizia andando a vedere gruppi di acquisto già funzionanti nella località più vicina a noi, dopodiché se sono, diciamo, sufficientemente vicini e comodi io posso decidere di aderire a quel determinato gruppo di acquisto, altrimenti nel momento che ho imparato come funziona ne posso tranquillamente aprire uno di mio perché non ci sono assolutamente problemi. Dimmi, c'è qualcosa? Parla più forte, ti scrivono che non si sente. Ma probabilmente è una questione di casse, perché questo cellulare di buono ha un microfono ottimo, per cui si sente molto bene. Ancora non si sente. Un ultimo paio di cose volevo dirle. I gruppi di acquisto solidale hanno un paio di vantaggi particolari, dovuti al fatto che l'assicurazione CAES ha un prodotto per la responsabilità civile auto, ha il prodotto della RC Auto, ha un prodotto dedicato proprio ai gruppi di acquisto solidale. Si chiama Ethicar, e questo appunto è una polizza assicurativa per gli autoveicoli. Pensata esclusivamente per i gruppi di acquisto solidale. Quindi chi fa parte dei gruppi di acquisto solidale ha diciamo questo vantaggio nell'assicurazione auto. Ultima cosa che fa parte dei ragionamenti di base per cui sono nati i gruppi di acquisto solidali è il concetto di costi diretti e costi indiretti. È vero che io acquistando a minor prezzo un prodotto sul supermercato tradizionale ho un risparmio diretto, però non vado a calcolare quelli che sono dei costi indiretti che alla fine pago. I costi indiretti sono sempre il discorso dell'inquinamento, quindi ribadisco ancora una volta il concetto che la filiera delle fonti fossili sta in piedi esclusivamente perché noi utenti paghiamo l'inquinamento della filiera della fonte fossile, che sono 5.000 miliardi all'anno. Ripetiamolo sempre, la filiera delle fonti fossili sta in piedi perché noi utenti, oltre a pagare il costo diretto della benzina, del gasolio, del metano, del carbone e dell'elettricità prodotta da queste fonti, paghiamo nella fiscalità generale 5.000 miliardi all'anno. Questo è un dato globale, è un dato globale. Però l'Unione Europea ha calcolato il dato specifico per l'Unione Europea, sono 300 miliardi all'anno solo i costi sanitari dovuti ai danni provocati alla filiera delle fonti fossili. Quindi questo è un costo indiretto. Io vi ho fatto l'esempio delle fonti fossili perché ho le cifre precise, però è evidente che anche per quanto riguarda tutta la ma soprattutto di costi sanitari da affrontare continuamente. Ricordiamocelo, abbiamo l'acqua potabile, il nostro bene più prezioso, che è sempre più raro, cioè trovare acqua non inquinata è sempre più difficile, per cui è un altro dei costi indiretti che dovremo andare che stiamo già supportando giorno per giorno e che probabilmente nel futuro dovremo andare sempre più a supportare.
Quindi entrare in un gruppo di acquisto solidale è un piccolo passo che però può fare un'enorme differenza. Sganciarsi dal mondo della produzione industriale attuale e passare invece a un mondo molto più a misura d'uomo. Vi lascio con la solita indicazione che nel mio sito Tracce avete la sezione consumo critico, quindi con un quadro generale di quelle che sono le alternative etiche rispetto ai grandi produttori. E avete anche la sezione gruppi di acquisto che parla non solo dei gruppi di acquisto solidali, ma anche dei gruppi di acquisto e basta che per altri prodotti possono farvi comunque risparmiare. Quindi ringrazio chi mi ha ascoltato durante questa domenica e se avete domande particolari magari scrivetemi, ma la materia ovviamente la trovate in centinaia di siti, in centinaia di gruppi di discussione, per cui trovate veramente tutto quello che vi può servire. Adesso basta solo un po' di buona volontà, un minimo di diciamo di decisione di piantarla, di rimanere 30 giorni su 30 sempre davanti alla televisione e trovarsi invece con delle persone a livello apartittico. Ecco, questo volevo dirlo all'inizio, non l'ho detto, mi è venuto in mente adesso. I gruppi di acquisto solidale sono apartittici. Nessuno chiede mai all'altro di che partito sei. Ci si trova per comprare la merce migliore, trovando il miglior compromesso tra qualità e prezzo. Qui i partiti politici rimangono fuori, ovviamente ognuno avrà le sue idee politiche, però non diventa un terreno di scontro, ovviamente chi vuole può parlare di politica, ma poi viene messo tutto da parte, anche se si hanno opinioni politiche differenti, l'obiettivo comune di acquistare buoni prodotti a un buon prezzo, quello alla meglio su quelle che possono essere le differenze di vedute politiche che ovviamente ci saranno senz'altro. Quindi è un ulteriore motivo per mettere da parte quelle che sono delle differenze che ci dividono e sulle quali sia la politica che le grandi multinazionali contano moltissimo, perché la famosa politica del divide et impera è sempre quella più efficace. Divide et impera, fagli litigare su migliaia di cose magari non essenziali, in maniera che non si uniscano su quelle essenziali. Questo è un'altra cosa che i gruppi di acquisto solidale riescono a risolvere. Bene, io per il momento penso di aver detto le cose più importanti, quindi vi ringrazio e vi auguro una buona domenica a tutti. Ciao.